Ben ritrovati gentili telespettatori, questa è 724 Europa, come sapete lo spazio dedicato al Parlamento Europeo. Noi siamo in questo momento a Strasburgo e con noi c'è un volto, come dire, noto, no? Non soltanto per la politica ma per il nostro paese. Alessandra Mussolini, benvenuta. Grazie, è la sua prima volta, accade anche per, come dire, volti noti come lei. È anche la prima volta di un presidente del Parlamento Europeo italiano. Quanto sono felice. E molto contenta. Tanto, molto soddisfatta, perché anche, devo dire la verità, questo abbraccio che c'è stato commovente, con delle volte anche umano, cioè la politica che si umanizza, anche queste sale che sono molto tecniche, molto dure, anche fredde, c'è stato questo abbraccio tra Pittella e Tajani, bello, due italiani per la presidenza, ah, che meraviglia, tutti i tedeschi fecero complimenti, viva l'Italia, ah, bravi, finalmente, è una cosa importante, cioè, noi italiani abbiamo avuto, dovuto fare tanti sacrifici, soprattutto in questi ultimi anni, per l'Europa, quindi... Diciamo la verità, l'Italia non sta passando un momento bello. No, no, l'Italia no. Però questo che diceva lei, come dire, riporta all'origine quelli che sono, come dire... Sì. I contenuti italiani che devono servire sia per riscuotere, sì, come dire, successi in Italia, ma innanzitutto per un nuovo corso europeo. Esatto, io certamente so che chiaramente il Consiglio e la Commissione sono le due istituzioni importanti che spingono verso un lato, verso un altro, verso un obiettivo piuttosto che l'altro, però la presidenza italiana è un fatto che può anche aiutare in questa svolta tra il nord Europa, che è stato prevalente in questa fase, con anche il sud dell'Europa, sempre in una visione globale, però il fatto di tutte le regioni che stanno al sud e che stanno vivendo queste grosse difficoltà economiche sull'immigrazione, e beh, ci voleva questa svolta. Insomma, spero il talento, la passione, la capacità, sì, di una visione è tipica italiana. Forse sì, ci dimentichiamo troppo spesso di avere queste qualità, no? Per metterle in gioco nella politica. No, se ne devono ricordare gli altri, noi lo sappiamo bene. Senta, Tajani è un profilo internazionale, ha una grande, sì, esperienza europea, è stato ancora prima al Parlamento Europeo, poi vicepresidente della Commissione Europea, ministro, commissario, certo, per l'industria. Sì. Tutta la carriera qui è una carriera molto lunga. Io credo che il fatto che non sia mai stato in Italia, cioè non abbia mai avuto, forse sia lo stato ha salvato, senatore... È stato un fatto positivo. E poi la vuole che le dica, io vedere, sì, che la staffetta tra Tajani e Schulz è stata anche una cosa meravigliosa. Vedo il suo volto, come dire, illuminato, perché? Perché con Schulz ci sono state varie situazioni, che sia stato proprio Tajani a, diciamo, prevalere e fare la staffetta, carina, garbata, però è stato bello. Vabbè. Io oggi che l'ho visto seduto tra i banchi, ah, finalmente. Finalmente si parla italiano, non devo più mettere le cuffiette. Vabbè, però in qualche modo, ovviamente la mia è una polemica, come dire, che fa bene anche al programma, chi, certo, ci segue in questo, forza, momento. Verhofstadt non è diventato più un teatrante, insomma, l'aveva... Però è stato fatto, diciamo che come si è comportato, si è salvato, un po' la bussola. Si è salvato alla fine, cioè che noi adesso abbiamo rotto, se vogliamo, l'accordo con l'SD, che era sempre un accordo di compromessi anche molto complessi, perché una visione piuttosto che l'altra, invece adesso abbiamo ECR e ALDE, che è un po' più, diciamo... Quindi questo è lo scenario nuovo. Questo sarebbe un nuovo scenario interessante. Lei pensa che con questo scenario, anche per le relazioni che il presidente Tajani avrà con Trump e Putin di altissimo livello, ci sarà un riscatto dell'Europa? Beh, io credo che l'Europa, anche il nostro partito, non parlo di Forza Italia, parlo a livello di PPE, deve tener conto, al di là, piaccia o non piaccia, che Trump è il presidente degli Stati Uniti, non è che noi stiamo parlando dell'ultima persona, è il presidente degli Stati Uniti, ha modificato una posizione rispetto a Putin e alla Russia complicata, che a noi italiani, ecco, parliamo un attimo di noi italiani, a noi italiani ci ha penalizzato, le sanzioni contro la Russia a noi ci hanno penalizzato. Il fatto che adesso già la Russia abbia detto a Trump partecipa alle trattative per la Siria, cosa che non ha fatto con Obama, era escluso,
È un fatto positivo, perché magari la Clinton era guerrafondaia, noi tutti in Italia, ah, questo Trump è guerrafondaia, adesso succederà un macello. No, se si rasserenano i rapporti tra la Russia e gli Stati Uniti è positivo. No, anche perché ci eravamo preoccupati, lei in una trasmissione, come dire, televisiva, ha detto in Europa mi sto ammalando, mi stanno facendo ammalare. Delle volte sì, sì, perché è pesante. Invece noi per esempio siamo andati proprio come delegazione PPE di Forza Italia in Russia. Siamo stati alla Duma, ricevuti molto bene. E immagino che ci siano relazioni, come dire, molto importanti, buona. Un mercato, fra l'altro, molto un paese. Buona. Pensi, sa molto qual forte, è l'azienda, no? Italiana che va per la maggiore, che ha avuto un fatturato più 30%? L'acqua minerale. Vanno le acque minerali nostre in Russia alla grande. Parliamo dell'ultima cosa, perché il tempo a disposizione sta terminando, ma è un capitolo molto importante, guarda caso. Proprio oggi siamo tornati a tremare in Italia. Ma questa è una cosa gravissima. I terremoti, la prevenzione e soprattutto le persone che purtroppo in momenti così difficili sono praticamente da soli. Infatti il presidente Tajani è stato molto dedicare bello, la sua, esatto. Che il primo proprio messaggio, la dedica, come quando i calciatori fanno il gol della vita, del campionato, lo dedicano alla famiglia. Invece lui l'ha dedicato, per non dimenticare, alle zone terremotate, e questa mattina, in questi giorni, sta avvenendo di nuovo un'altra situazione molto grave, perché la gente vive in bilico con gli allevatori, il bestiame, la neve, cioè la neve non è mai caduta, è vero che è inverno, ma non è mai caduta tanta neve in quelle zone come adesso, c'è un accanimento sul centro Italia. Quindi attenzione a quelle zone. Attenzione a quelle zone, ma soprattutto sviluppo. Meno burocrazia. I sindaci di quelle zone non è che poi in fondo chiedono tanto, liberarsi dalle macerie e continuare a vivere come? Sburocratizzando, cominciamo, esatto, a fare ordinanze veloci. Anche della burocrazia. Sì, basta, anche l'Europa dovrebbe essere più snella sotto questo profilo. Grazie per aver accettato il nostro invito, grazie, Alessandra voi, Mussolini. Grazie. Spero che ritorni presto, che ci dica novità importanti. Senz'altro. Soprattutto per una regione che noi amiamo molto, essendo sudisti convinti, come sì, la Campania, anche, dove per esempio non si è dimenticata Terra dei Fuochi, il rilancio dell'occupazione. Non solo Terra dei Fuochi, a me è dispiaciuto che c'è stato l'ospedale di Nola, la gente per terra come proprio nel terzo mondo, però noi abbiamo anche delle eccellenze, peccato che sia accaduto proprio quindi in Campania. Quindi parliamo di quelle. Anche, certo. Grazie Alessandra Mussolini, grazie a voi. Buon lavoro e grazie ai nostri telespettatori che ci hanno seguito. Arrivederci.